Questa mattina, dalle 10 alle 12, le guardie giurate della provincia di Ravenna hanno organizzato un presidio in Piazza del Popolo in occasione dello sciopero nazionale del settore di vigilanza privato, proclamato per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale. Abbiamo richiesto e ottenuto poco fa un incontro con il viceprefetto, nell'ambito del quale abbiamo presentato le ragioni dello sciopero, che si possono sintetizzare in alcuni brevi punti. Il primo riguarda il tentativo di fornire questo tipo di comparto di una normativa adeguata nel cambio di appalto, poiché ad ogni cambio di appalto i lavoratori vedono decurtarsi salario e diritti, e non da ultimo anche lo stralcio del contratto collettivo nazionale, applicando contratti diversi rispetto a quelli della guardia giurata e della vigilanza, ad esempio il multiservizi piuttosto che altro. In questo modo non si riconosce la professionalità e nemmeno il reddito dei lavoratori. Un altro degli elementi sui quali è incentrato la discussione a livello nazionale riguarda il tentativo da parte delle controparti datoriali di non retribuire la malattia per i primi due giorni, di introdurre delle forme ulteriori di flessibilità nei rapporti di lavoro che andrebbero a cancellare in qualche modo le maggiorazioni legate allo straordinario, che è un elemento fondamentale del reddito di queste persone. Se parliamo mediamente di redditi di una guardia giurata, ci troviamo a cavallo dei 1000 euro facendo le notti e servizi anche di un certo tipo di impegno, difficoltà e anche con notevole responsabilità, oltre che all'uso delle armi. Un altro degli elementi centrali rispetto all'attuale vertenza è quello di un vuoto normativo che si è venuto a creare nella definizione del ruolo della guardia giurata. Quindi, mancando una normativa di carattere nazionale che espliciti in maniera chiara quello che è il compito della guardia, chi può svolgere questo tipo di ruolo e soprattutto conseguentemente con che responsabilità e che mansioni, dà spazio a istituti che si muovono un po' nella penombra delle regole di applicare anche forme contrattuali che non sono dignitose per questi lavoratori. Questi sono gli elementi, diciamo, fondamentali. Poi vi sono tutta una serie, se vogliamo, di aspetti minori, ma il punto centrale che noi avevamo a cuore per sensibilizzare la prefettura era questo, rispetto al vuoto normativo, a commissioni parlamentari che sono ferme, che è il punto dal quale poi ha origine tutto quello che è la difficoltà di carattere contrattuale di poter risolvere positivamente l'avvertenza e dare una risposta concreta ai bisogni di questi lavoratori.